Buongiorno, io sono venuto qua per fare il cuciniere e quindi sono in divisa. Siccome c'è una finestra libera e siccome mi è capitato parlando con altre persone qua di scoprire che il mio modo di fare le cose non è molto compreso, molto diffuso, vorrei presentarvi una cosa che avevo presentato a dicembre del 2018. Che brutta cosa che il proiettore è dietro perché non c'è l'ombra per indicare. L'ho presentata in un'altra conferenza e l'idea era: vediamo come, che sono le cose che professionalmente faccio, si può fare un progetto sia hardware sia software insieme con alcune attenzioni che vedo che da molti miei colleghi non sono seguite. Quindi creiamo un time to digital converter. Vi chiedo scusa se le slide sono in inglese, ma sappiamo che siamo una colonia e quindi siamo costretti a fare queste cose. Il time to digital converter è un dispositivo che restituisce su qualche canale il timestamp di un fronte di salita o di discesa di un segnale. Per esempio, WhiteRabbit, che è un programma che ho seguito al CERN, ho lavorato con loro per qualche anno e ieri avevo la maglietta finta di WhiteRabbit, che aveva il coniglietto di Playboy al posto di questo coniglio qua. È un progetto che distribuisce il tempo assoluto da degli orologi atomici associati al GPS e lo porta attraverso degli switch gigabit a 18 porte, lo porta a diversi nodi attuatori, queste cose qua. Per esempio, se uno deve fare un oscilloscopio distribuito sull'LHC, il Large Hadron Collider, che è 27 km, ha bisogno che tutte le macchine siano sincronizzate, perché oscilloscopi precisi con sonde lunghe 27 km non si trovano in giro. E per cui questi, per esempio, sono dei TDC. Quindi questa è una scheda che è PCI Express con un modulino che fa il TDC, questa è VME, perché la maggior parte delle macchine serie industriali dei laboratori scientifici sono VME e fanno i timestamp degli impulsi, degli ingressi con una precisione di 10 picosecondi, cioè con una risoluzione di 10 picosecondi e una precisione assoluta di 150 pico. 10 pico sono 2 mm di tempo di propagazione del segnale sul cavo, quindi c'è anche tutta una fase di calibrazione della lunghezza delle piste, tutto questo tipo di strane cose. Un caso d'uso reale è questo. Questo è l'esperimento dei neutrini del Gran Sasso. Quello di cui nessuno ha sentito parlare, perché qui abbiamo dimostrato che i neutrini andavano veramente alla velocità della luce, ma non fa notizia, quindi non ne ha parlato nessuno. Quello che abbiamo fatto è avere un GPS più orologio atomico al cesio attaccato ad un WhiteRabbit switch che portava il tempo con un altro switch in galleria dove si fa effettivamente l'esperimento, con l'esperimento Icarus e tutti gli altri, e all'esterno c'era questa macchina qua che riceveva un'onda quadra e faceva il timestamp sia con il tempo locale sia con il tempo che era entrato in galleria e tornato fuori. Questo perché occorre sempre avere un sistema di autotest per verificare che le cose funzionino. Confesso che un anno e mezzo dopo l'esperimento ho fatto SSH sulla macchina e i timestamp dell'onda quadra erano andati a catafottersi. Non so se si può dire, al limite lo tagli dalla registrazione, però siccome durante tutto l'esperimento i timestamp della stessa onda quadra vista con due diversi tempi erano precisi, vuol dire che la misura fatta in galleria andava bene. Vi chiedo scusa se tartaglio, ma non sono stato progettato per parlare in pubblico, è una cosa che mi è successa dopo. Allora, questo vuol dire che non mi avete mai sentito, perché la dico sempre anche una battuta vecchia. Comunque,
Quindi quello che facciamo adesso per gioco, per far vedere come si progetta hardware e software insieme, questo è un progetto fatto apposta per questa conferenza, c'è scritto là in cima, è un coso che costa circa 10 euro, ne avevo una manciata da dare al pubblico, adesso non li ho portati perché non pensavo che ci fosse uno slot libero. È una cosa che è GPS disciplined. Uno dice: oh, GPS disciplined, cosa vuol dire? Vuol dire che ho predisposto un ingresso in cui vedo il pulse per second, l'impulso dell'inizio di ciascun secondo da parte del GPS, e quindi semplicemente faccio finta di dire sono ok. Questo è connesso con la USB o con la porta seriale per dire i tempi degli impulsi di ingresso. Quindi questo qui è il circuito, questo è lo schematico e quello là in fondo è il circuito. Naturalmente abbiamo un microcontrollore con l'alimentazione e con l'USB, aggiungiamo il TDC, questo spinotto da 10 piedini in cui abbiamo terra, alimentazione e 8 ingressi. Nei quali andremo a fare il timestamp. Gli ingressi sono quelli che vengono portati a questi piedini qua del microcontrollore. Poi aggiungiamo un'alimentazione a 12 volt perché non si sa mai se uno non ha il 5 volt ma ha il 12 è sempre comodo. Aggiungiamo UEXT. UEXT è uno spinottino inventato da Olimex, è un 10 poli di quelli che costano niente, di quelli che se uno ha dei vecchi computer può smontare il pezzo di cavo piatto con il 10 poli perché c'era sempre dentro, che porta fuori tutte le periferiche di acquisizione dati, la seriale, l'equadro C e l'SPI. E ovviamente, cioè, ovviamente lo dico io, naturalmente, questa parte di breadboard, questa qua, c'è un po' di mille fori, perché no? Perché c'era dello spazio libero. Cosa manca poi? Un connettore JTAG, uno spinotto JTAG che è quel 20 poli là di lato, perché no? Per il debugging, se uno vuole fare la sperimentazione con OpenOCD o con dell'altra roba, perché no? Poi, visto che c'è spazio, una memoria flash. Metti che uno voglia aggiungere il salvataggio dello storico, degli impulsi, eccetera, e un apron, perché l'equadro ci c'è, ci sono apron da 12 centesimi, perché non metterla? Al limite uno non la salda. E poi ovviamente LED di diagnostica. Cosa manca a questo punto? Degli oscillatori per l'autotest. Questi sono due oscillatori in onda quadra perché è buona cosa che ogni sistema abbia a bordo i meccanismi per fare l'autotest. Poi è chiaro che se io produco industrialmente questo, non faccio montare gli oscillatori. Nel mio, che mi monto io a casa per fare il debugging, per sviluppare il firmware, li monto. Dopo in produzione no. Però è veramente una menata grossa andare a farsi sul milleforo un oscillatore a parte per testare, per creare degli impulsi per questo schifo di cose. Quindi una cosa che tendenzialmente faccio sempre, appena ho un minimo di spazio, non ho vincoli meccanici che sono troppo grossi, metto sempre un sistema di autotest. In questo caso gli oscillatori mi escono su due piedini, per cui con un filo li collego ai miei input e quindi ho direttamente un'onda quadra di cui faccio il timestamp e effettivamente vedo che il sistema funziona. E poi, perché no, un VCXO, che è il VCXO è un Voltage Controlled Crystal Oscillator, è un oscillatore per esempio da 10 MHz, ma che ha un ingresso in tensione che permette di dire vai un po' più forte, vai un po' più piano. Questo è quello che abbiamo anche nelle macchine del CERN, negli White Rabbit Switch, nei White Rabbit Node, è quello che permette, una volta visto che stiamo andando troppo forte o troppo piano, di aggiustare la frequenza in modo da essere sicuri che andiamo alle velocità giuste. Questo perché? Per quando lavoro con la macchina del CERN, devo sempre applicare una mia patch per disabilitare la funzionalità di slave dell'orologio atomico, perché io non ho un orologio atomico a casa, 40.000 euro. E allora ho detto, perché non provare a mettere una bella impronta di un VCXO, visto che c'è spazio? Per cui sul mio, invece che montare il 12 MHz, ho montato il 10 MHz, ho montato il DAC, e quindi posso simulare di essere un
orologio atomico e ho le due uscite, il 10 MHz e il pulse per second, che all'O3B switch permettono di dire: ah, io ho il tempo reale, io sono attaccato ad un orologio atomico, un GPS. Invece di 40.000 euro fanno 10 e ovviamente 8 giorni uomo a scrivere il codice, ma è un'altra cosa questa. Quindi questo è il circuito stampato. Cosa manca ancora secondo voi? Uno dice, boh, c'è tutto, ci hai messo un fracco di roba che è completamente superflua. In verità mancano ancora alcune cose. Manca il nome e la data, il mese ci metto, di solito tutto il giorno non conta molto. Cosa manca poi? Mancano le etichette per il numero seriale e il tipo di processore, visto che il venditore, in questo caso la NXP, cioè di questi micro ne esistono tanti simili, io posso scegliere di saldarne uno e saldarne un altro, e quindi questa finestrella qua piccola mi permette di scrivere cosa ho montato sopra. Il numero seriale è una figata e alcuni colleghi hanno detto: ah, bello, ce lo metto anche io. Fa un bel rettangolone bianco da 4x8 mm a seconda di quanto che ci sta e ci scrive sopra il serial number. Perché se non si mette il rettangolone bianco, sicuramente sul retro del PCB c'è scritto col pennarello il numero, ma non è professionale, fa schifo. Quindi mettiamo il numero. Noi diciamo: cosa mi frega il numero? Perché quando li testo so che il numero 12 c'è un problema qua, il numero 20 c'è un problema là, mi faccio un file di testo. O se sono moderno uno spreadsheet, io personalmente non sono moderno, per cui so di tutti, quando ho il mucchio di tutti quanti, non è che so sempre chi è montato bene e chi male, quindi in questo modo il serial number è scritto bene. Cosa manca poi? Manca la firma. Io ho questo vizio, metto A. Rubini Sculpsit nell'angolino, perché mi piacevano tanto i libri d'epoca, quando andavo in libreria a prendere le traduzioni del Macbetto, per esempio, di Guglielmo Shakespeare, che c'erano le incisioni di Gustavo Doré e c'era scritto G. Doré incisit, mi piace un casino. Allora, anche se il nome che metto di solito sotto qua è il nome del cliente, nell'angolino ci metto sempre un A. Rubini Sculpsit. Mio figlio, quando l'ha visto, ha detto: figata, quando sarò ingegnere civile nell'angolino dei ponti ci scriverò G. Rubini Sculpsit. Perché è una cazzata, ma uno dice: l'ho fatto, ci ho fatto il lavoro, mi sembra un bel progetto, è giusto che se qualcuno apre la scatola di plastica veda chi è che ha progettato la cosa. Una cazzata, ma perché non metterla? A questo punto, cos'è che si impara da questa stronzata? Lo puoi tagliare. La cosa importante è utilizzare dei bei numeri per la parte meccanica. Non l'ho fatto vedere all'inizio, c'è una slide, ma da qui a qui ci sono esattamente 5 mm. Non 5,1, 5,2, 5,05. Che di solito i fori li metto dopo, ma cerco sempre di metterli su di una griglia che sia a un multiplo di 5 mm. Perché il meccanico che dopo di me deve fare la scatola è lì col calibro a dire: ma non capisco. Io dico: guarda, è un multiplo di 5, stai tranquillo, sicuro. Altra cosa, mettere tutti i fori della pin strip su di una griglia da 100.000, cioè da 2,54 mm. Perché il buon Massimo Banzi, per quanto sia un figo pazzesco, perché ha messo lo spinotto spostato di 1,27? Lui dice: perché così i cinesi non lo copiano. Ma quando mai? Perché così vende gli shield. Perché io che ho il mille fori e ci metto le mie periferiche, i LED eccetera, non posso mettere i mille fori sull'Arduino perché c'è il mezzo passo integrato. Quindi, siccome io ovviamente per tutte le mie schede faccio la scheda di test, ne saldo una, tutti i buchi devono essere su di un multiplo di 2,54. Questo è importantissimo. Ovviamente aggiungere cose, tutte le flash, le EEPROM, perché no, se c'è spazio libero metterle. Ovviamente LED di diagnostica, una flash per lo storage, eccetera. E, come dicevo, gli oscillatori, perché bisogna mettere un self-test all'interno della scheda stessa. Ok, a questo punto è software. Come lo facciamo il software? In questo caso, siccome ciascun venditore offre di solito una famiglia, sono molto in uso gli STM32, lo ammetto, mi genuflettoMi pento,
Non li ho ancora studiati, la mia base di codice non supporta ancora gli STM32, ma per fortuna ho un cliente che mi ha chiesto un progetto su STM32, quindi li dovrò imparare. L'unico modo per dover studiare è passare un esame o avere un cliente che non ti paga se non funziona il lavoro. In questo caso ho utilizzato comunque gli LPC, che è questa famiglia che mi piace un sacco, ho perso il topo, vabbè, lo stesso, sono dei Cortex M0 e M3, e la cosa bella rispetto all'Arduino, che considero un 8-bit di merda, sia chiaro, bellissima la IDE che hanno fatto, bellissimo tutto quanto, ma cazzo, beep, un Arduino costa molto più di questo, che ha un 32-bit. Cosa succede? Che ho dei timer a 32-bit con un prescaler a 32-bit. Questo vuol dire che se io voglio un contatore di millisecondi, non devo mettere un'interruzione, basta che legga un registro macchina. E se io voglio un contatore di microsecondi, ce l'ho, gratis. Basta che metta il prescaler a 48 e ho un contatore di microsecondi, senza interruzioni. Quindi in questo caso utilizziamo l'U24, ma è possibile montarne anche altri. Questo l'ho scritto perché quelle che ho dato al pubblico contenevano questo qua. Quindi, le scelte software. Bisogna ovviamente, prima di scrivere il software, capire il nostro caso d'uso. Ovviamente gli eventi sporadici sono più facili da gestire. Che cos'è un evento sporadico? È quello che succede di rado. Se io ho un'onda quadra, l'evento non è sporadico, è periodico. Quando il sensore del neutrino mi dice beep, non perché ha detto cazzo, ma perché è arrivato un neutrino, a quel punto è già sporadico, me ne capita uno, dopo 4 minuti ne capita un altro, eccetera. Questo è più facile da gestire, perché posso andare a fare un campionamento stretto sui miei piedini, e poi quando stampo il tempo, anche se non campiono per un po', chi se ne frega, tanto so che questo evento è sporadico. Ovviamente gli eventi puramente casuali sono più difficili, perché non posso smettere di campionare intanto che stampo, e quindi naturalmente c'è bisogno di un buffer e compagnia bella. Non solo, dobbiamo essere in grado di misurare la prestazione pessima, perché se il mio sistema mi riporta due eventi vicini, due eventi quasi immediati, io devo sapere se c'è, cioè se io so che per stampare il messaggio ci impiego 10 microsecondi, io so in partenza che, e lo misuro in qualche modo, che non potrò mai segnalare con precisione due eventi più vicini di 10 micro. Quindi devo saperlo prima. Se il mio stream dice che sono 10, potrebbe essere 5, 4, 3, non lo so, ma devo essere sicuro. E naturalmente bisogna anche dire quanto buono è il timestamp. Ok? Allora, queste sono le mie scelte software. Questo è una roba che è cresciuta nel tempo e che ho pubblicato solo quando c'è la conferenza qua, come Fine State Machine OS.git, e le scelte sono: nessuna interruzione. Perché? Perché se ho le interruzioni ho bisogno a volte di disabilitarle, perché sto pilotando una striscia di NeoPixel che hanno bisogno di tempistiche precise. Cioè, allora, se di partenza dico sono senza interruzioni, non c'è problema. Il firmware è autocontenuto. Quando il vendor mi dice installa Eclipse, installa queste librerie, installa cazzo di buffi, eccetera, e quando non funziona hai 12 dipendenze esterne con le versioni, eccetera, ho fuori matto. Quindi io ci tengo tutto autocontenuto. Un progetto che ho fatto 5-6 anni fa si chiama TOS, Two Hour Operating System, in cui io mi metto qua e scrivo il sistema operativo da zero, nessuna dipendenza esterna. Mi basta solo make e compilatore new, Emacs, ma va bene anche VI. Preferire i dati rispetto al codice. Questo me l'hanno detto da sempre, ci ho impiegato 30 anni a capirlo, è vero. Se uno imposta le strutture dati, il codice viene gratis. Se uno comincia a scrivere il codice, viene fuori matto. Fare tutto come macchine a state finiti. Quindi ogni task, ogni cosina, ogni roba che faccio, che cosa fa? Ha il suo stato, che è una struttura dati, viene chiamata, fa quattro cazzate e torna.
tutte macchine a stati. Questo semplifica mostruosamente le cose. Altre robe, le sezioni F, l'ho imparato in mente Linux per fare i vettori in fase di compilazione e compagnia bella. Ovviamente potete non essere d'accordo, confesso che quest'anno, oltre a portare all'STM32, mi toccherà anche aggiungere le interruzioni, perché in certi casi veramente uno non può fare senza, ma l'idea di base comunque è discutibile, però funziona. Ho un certo numero di progetti in produzione, industriali, veri, funzionanti, con questo meccanismo. Tra l'altro, se attacca un debugger, non è che ho il problema che c'è qualcos'altro che continua a funzionare, è tutto serializzato, per cui posso fare le cose senza nessun tipo di problema. Quindi per il TDC c'è bisogno di creare un protocollo di comunicazione, naturalmente il protocollo è ASCII. Perché ASCII? Perché voglio loggarlo su un file ASCII, non c'è bisogno di strane cose. E alla fine il codice è semplicemente questo. Quindi io guardo la bitmask dei piedini. Se è uguale a prima non c'è niente da fare, altrimenti c'è un punto stampo. Come stampo in base 16 in quel modo lì. Bene, quindi adesso ci dovrebbe essere una demo, ma era un'ora e mezza in tutto, avevo portato anche l'oscilloscopio per far vedere che il mio eseguibile dava la stessa risposta dell'oscilloscopio, per vedere proprio che le cose funzionano. Comunque, in questo caso abbiamo le prestazioni pessime. Come? Le prestazioni pessime ci vedono perché io ho un piedino di debug, questo qua, che qui vado ad alzare e qui lo abbasso. Siccome io in questo frangente di tempo non sto campionando perché sto stampando, io ho un piedino per cui gli attacco lo scillo e scopro che non sto campionando per, quant'era? Per 2 millesimi. Io so, così automaticamente, subito dico, ok, il mio sistema mi può dare una distanza tra impulsi non più corta di 2 millesimi. Il discorso di prima del conoscere i propri limiti. A questo punto, ovviamente, posso aggiungere un buffer, per cui andiamo a fare il poll sul TXBusy, per cui quello che succede è che ho un buffer di 63 campioni, se non posso stampare non stampo, aspetto, e il risultato è che ho una latenza massima di 131 micro, sempre vista con il piedino, perché il piedino serve proprio a questo. Cosa sono 131 micro? Printf. La sprintf, in cui stampo in base 16 con percento x eccetera, è quella che mi chiede più tempo. Come faccio allora a fare meglio la cosa, a parte che trasmettere in binario piuttosto che in codice ASCII? C'è qualcuno che ha dei suggerimenti in sala? Che cosa triste, purtroppo non c'è tempo, non possiamo aspettare che ci pensiate. La soluzione è fare una macchina a stati finiti. Quindi la printf l'ho fatta diventare una cosa che tutte le volte mi stampa un byte. Quindi devo avere la base 16, devo avere i separatori e una struttura dati. La struttura dati che mi dice per ogni punto della stringa se devo convertire in base 16 oppure mettere un separatore. In questo modo il tempo minimo di campionamento diventa 4,88 micro da 131, non è male. Sempre macchina stati e struttura dati. Impostata giusta la struttura dati, il codice viene gratis, viene automaticamente. Quindi in questo modo possiamo fare una demo, vediamo un po' di robe, ci sono queste bellissime istruzioni assembler, rep e end error che permettono di fare un ciclo, ma c'è un altro problema. Su questi micretti, anche sugli STM32, l'accesso in flash non può essere veloce quanto il micro. In questo caso il micro va a 48 MHz, ma l'accesso in flash va a 16. Quindi se vado a 12 ho un ciclo di clock per istruzione, se vado a 48 ogni tanto si ferma, ogni tanto il processore ci impiega 2 cicli di macchina in più. Come facciamo allora? Questo lo facciamo andando a creare una sezione ELF RAM code, no inline, no return eccetera, e a questo punto cosa succede? Il mio pezzetto di codice critico dopo tutte le init eccetera gira in RAM. Quindi ho un ciclo di clock per istruzione macchina. Questo sembra strano,
Insomma, la cazzata è del GCC, è bellissimo, l'ho imparato studiando il codice Linux, imparo un sacco a studiare il codice Linux. Se vi sembra troppo difficile Linux, è perché oggi lo pilotano le grandi aziende, non lo pilota più Torvald, quindi prendete un Linux di 5-6 anni fa e trovate un sacco di cose bellissimo e non troppo codice come, succede oggi. E a questo punto troviamo che abbiamo un po' meno di 2 micro, ma comunque il tempo di trasmissione sulla UART, il tempo fisico che ci piega ad uscire il pacchetto, è di 2 millesimi. Per cui cosa possiamo fare? Possiamo accorciare il formato, possiamo far andare più veloce la porta seriale, o se il nostro caso d'uso è quello dei neutrini, possiamo mandare solo il fronte di salita, perché il codice di prima invece manda sia il fronte di salita sia il fronte di discesa. Allora, aggiungo un kconfig al binario, in verità il mio sistema è già con kconfig per scegliere il tipo di processore, eccetera, in modo che uno ha delle if, ma non ha delle if mentre il codice gira, ciascuna if costa 2-3 istruzioni macchina, ma è una condizione costante in compilazione, quindi non degradiamo le prestazioni, ma possiamo creare dei binari per un caso d'uso e dei binari per quell'altro. Demo che non ce l'abbiamo, si può pensare di passare all'USB, si può pensare di fare un sacco di cose e ovviamente si può pensare di convertire i timestamp da quelli del micretto a quelli assoluti, come con un GPS. Ovviamente per fare la demo che cosa ho fatto? Non avevo un orologio atomico, avevo un'altra schedina di queste in cui il piedino del pulse per second invece che essere un input era un output, ho un altro binario che mi genera un simulatore di output. Basta, finito. Tutta questa porcheria è pubblicata su GitLab, in verità l'ho messo anche su GitHub perché poi tutti mi cercate solo su GitHub, ma GitHub l'ha comprato Microsoft. Microsoft non è cattiva, però non è neanche buona. E questo sono io. Naturalmente per sfogare i miei fallimenti tecnologici mi diverto in cucina e do da mangiare a 50 persone al colpo, qua purtroppo o per fortuna ci pensano loro, ma un pochino anch'io gioco. Domenica pranzo vi faccio il risotto con le salamelle per chi si ferma, massimo 50, se siete di più si mangia di meno. Quindi questo, che è il lato B del mio biglietto da visita, serve a far vedere ai clienti che sono veramente un pistola, perché gli do la sbrisolona con il Guttalax. Naturalmente gli devo sempre spiegare che non sto mandando a cagare il cliente specifico, però l'idea è, io condivido la conoscenza perché sono un software liberista, quindi questa è informazione sterile, questa è conoscenza e vi permette di mangiare. Quando un collega tecnico mi ha detto l'ho fatta, è buonissima, ma ci mangia un esercito, ho detto ma te sei un pistola, se ci metti due etti di quello, due etti dell'altro, è chiaro che viene fuori un chilo, è chiaro che non la mangi in quattro una sbrisolona, la mangi in 10, ma si capisce, cioè se non fai i conti, se non guardi i numeri che ti fornisco, sei un buon pistola, anche se sei un tecnico. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, ho cominciato con 5 minuti di ritardo, ho finito con 3 minuti di ritardo, quindi va quasi bene.